tutti, sono Mario, prete diocesano, inviato dalla diocesi di Padova, la diocesi di Roraima in Brasile, e parlo per presentare il progetto delle cappelline che stiamo un po' accompagnando, seguendo questo tempo, un percorso che possa aiutare le comunità, in particolare quelle più lontane, comunità rurali all'interno e quelle lungo il fiume, a disporre di un luogo adatto, buono per la preghiera, per l'incontro della comunità che si incontra tante volte in cappelline costruite, ma che hanno bisogno di essere sistemate, rimesse a punto, che hanno bisogno di essere anche trasformate un po', oppure che non ci sono alcuni posti, ci si trova nelle case, all'aperto, poter dare un aiuto perché comunità possano intraprendere questo percorso attraverso i mezzi che hanno a disposizione, ma anche alcuni che possiamo un po' aiutare a incontrare nella difficoltà di recuperare materiale, personale, in particolare per sostenere questo percorso che possa aiutare comunità a trovare momenti, luoghi, a vivere momenti che segnano la vita della comunità nelle celebrazioni. Attualmente riusciamo ad accompagnarle con nelle comunità rurali, due messe al mese, quelle lungo il fiume avvengono quando ci sono le missioni appositamente dedicate.